Salve, buongiorno. Oggi vorrei parlarvi di un libro scritto da Silvano Fuso nel 2016, intitolato Naturale uguale buono. Il libro è stato pubblicato da Carocci Editore. Silvano Fuso è uno dei più noti, forse, divulgatori di chimica. È un chimico e è un docente, un insegnante di scuola secondaria di secondo grado di Genova e si occupa da diversi anni di divulgazione. È autore di molti libri, alcuni di grande successo che sono stati tradotti in tutto il mondo. E Silvano Fuso è anche membro del CICAP. Il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, del quale era socio fondatore anche Piero Angela. E proprio nell'ambito del CICAP Silvano Fuso è molto impegnato in quelle che vengono chiamate appunto le fake news, quindi affermazioni false. Riguardanti le scienze, ma in maniera particolare la chimica. Silvano Fuso ha anche partecipato a diverse trasmissioni televisive come divulgatore della chimica e quindi un volto sicuramente molto conosciuto. Questo è un libro molto interessante che tocca una delle questioni centrali dell'immagine e della percezione della chimica, cioè il contrasto che viene fatto e che viene anche sfruttato, come ci spiega molto bene in questo libro Silvano Fuso, tra l'idea che ciò che è naturale è per definizione qualcosa di buono, di positivo, di salutare, in contrasto a ciò che invece è chimico e erroneamente associato a ciò che è artificiale, sintetico, quindi prodotto dall'uomo in maniera particolare. Il libro parte già con una discussione critica sul senso di queste definizioni, in particolare su cosa si intende per artificiale, cosa vuol dire qualcosa che è artificiale, sintetico, anche perché anche nel linguaggio comune spesso si confonde ciò che è naturale da ciò che è di origine naturale e su questa apparente sfumatura poi vengono veicolate anche delle informazioni sbagliate. Il libro è molto interessante perché affronta il tema del naturale e dell'utilizzo di questa parola naturale con tutte le accezioni, quindi positive, in vari ambiti, quindi dall'agricoltura all'alimentazione, la medicina, la cosmesi. Il campo per esempio delle abitazioni, quindi costruzioni più simili alla natura o più compatibili con la natura, oppure i trasporti, quindi anche ambiti che apparentemente sono, diciamo, un po' lontani, anche, diciamo, un po' per definizione dal mondo naturale. In particolare quando parla nella prima parte del libro di agricoltura e di alimentazione, beh, lì emergono tutte quelle questioni che hanno portato anche l'utilizzo distorto di questo termine naturale per scopi commerciali e quasi sempre in contrapposizione con appunto la parola chimica. Un esempio classico è appunto voler vendere, quindi rendere più attraente un prodotto sottolineando il fatto che non contiene sostanze chimiche, cosa che è assurda e praticamente impossibile.
E invece sottolineare il fatto che è naturale, quindi Silvano Fuso ci fa vedere che praticamente tutti i prodotti, per esempio agricoli, non sono naturali, nel senso che sono il prodotto a volte anche di un intervento dell'uomo di migliaia di anni, perché l'agricoltura stessa è diciamo, è stato un processo dell'attività umana, quindi un prodotto dell'attività umana, e quindi l'agricoltura è probabilmente uno degli esempi più significativi in cui si vede che un'azione umana, quindi un'attività umana, ha permesso ovviamente di ottenere tutta una serie di prodotti che però diciamo, la natura di per sé, indipendentemente dall'uomo, probabilmente non avrebbe mai prodotto, no? E su questo filo, su questo tema, sviluppa tutta una serie di questioni interessanti, ci fa vedere anche quelle che sono delle contraddizioni, nelle concezioni, pubbliche, nelle idee, diciamo, che sono più diffuse a livello, di pubblico, di non addetti ai lavori, e quindi spiega nel dettaglio, tutte queste questioni. Il libro affronta anche delle tematiche, diciamo, che riguardano fatti storici o comunque questioni che sono molto vicine a aspetti della vita di oggi, quindi problematiche anche di attualità. Ci fa vedere anche come la parola green, la parola verde, che comunque viene associata alla natura, sia a volte utilizzata diciamo per coprire attività che non sono affatto sostenibili, non sono affatto vicine, diciamo, alla natura. Un esempio di questo è il cosiddetto greenwashing, cioè questa azione che spesso viene fatta dalle aziende in particolare, per, diciamo, far vedere che la loro attività è compatibile con la natura, o che comunque vengono fatte delle azioni, tipicamente piantare degli alberi oppure altre azioni di questo tipo, che servono, diciamo, per rendere l'immagine dell'azienda stessa più diciamo vicina alla natura, e quindi, come sostiene Silvano Fuso, questo viene a volte utilizzato per nascondere invece cose che non sono affatto sostenibili e che quindi hanno invece un grande impatto con la natura. Un altro tema che, diciamo, è un po' trasversale, è appunto l'uso del linguaggio, cioè l'utilizzo di alcune parole, oppure il non utilizzo di alcune parole perché queste hanno un'accezione o positiva o negativa, e quindi si vogliono in qualche modo eliminare. Un caso classico di cui parla anche Silvano Fuso è il termine nucleare, associato a una tecnica diagnostica molto diffusa, che è la risonanza magnetica. La risonanza magnetica in campo medico, appunto, ha questo nome, ma originariamente questa tecnica avrebbe dovuto essere chiamata risonanza magnetica nucleare, perché è, diciamo, una applicazione, uno sviluppo della spettroscopia, che si chiama appunto risonanza magnetica nucleare. Il termine nucleare però fu omesso, quindi fu una scelta oculata, fu omesso perché la parola nucleare aveva delle connotazioni negative, quindi richiamava evidentemente la fisica nucleare e in particolare
le bombe atomiche, quindi comunque nella società il termine nucleare aveva assunto una valenza negativa e quindi è stato eliminato. Quindi questo è un esempio, ma ce ne sono altri di cui ci parla Silvano Fuso, in cui i nomi che vengono utilizzati, soprattutto diciamo, nella società, quindi non in campo scientifico, ma nella società in generale, sono anche guidati dalla volontà di proprio eliminare in questo caso delle parole che hanno dei connotati negativi. In altri casi invece si usano e si aggiungono magari dei termini, come appunto il termine naturale, per dare invece una connotazione positiva, una valenza positiva a un determinato prodotto, a un determinato oggetto. Quindi è un tema sicuramente molto importante, attuale. Ricordo anche che questo libro è risultato vincitore del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica nell'ambito delle scienze della vita e della salute da parte dell'Associazione Italiana del Libro. Invito quindi alla lettura di questo libro, un libro molto dettagliato, pieno di riferimenti e soprattutto che copre tanti aspetti della vita e della società di oggi, dove appunto questo termine naturale viene utilizzato a volte, come dice Silvano Fuso, un po' a sproposito, sicuramente è un termine un po' abusato. Quindi buona lettura, naturale uguale buono.